Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Quindi anche oggi vi farò vedere delle ricette facilissime, dietetiche, sane, ma soprattutto golose come sempre. E partiamo subito dalla colazione, una colazione molto semplice in realtà. Ho fatto questa fettina di pane di segale con yogurt e fichi freschi. Questo è il frutto di questo periodo, quindi assolutamente se li trovate, utilizzateli perché sono buonissimi e fanno davvero molto bene. Ho semplicemente tostato una fetta di pane di segale, dove al di sopra ci ho messo un po' di yogurt greco e dei fichi che ho diviso a metà, lavati, asciugati e li ho tenuti con la buccia perché ovviamente si possono mangiare anche con la buccia. Al di sopra di questi ci ho messo giusto giusto un pochettino di sciroppo di agave, ma è facoltativo, e la mia colazione è pronta. Per pranzo ho preparato una cosa molto molto leggera, si tratta di un filetto di tonno con pomodorini e cetrioli. Ho fatto semplicemente cuocere il filetto di tonno in una padella con un filo di olio, quindi l'ho fatto scottare da una parte e dall'altra. Io in questo caso, volendolo comunque ben cotto, ci ho messo anche il coperchio, ma in realtà se non lo mettete, il tonno viene ancora più morbido e leggermente scottato, quindi rimarrà un pochettino crudo al centro. Nel frattempo che il tonno si sta cuocendo, vado a tagliare i cetrioli e i pomodorini. In alternativa potete utilizzare un'altra tipologia di verdura, quindi per esempio una verdura cotta e potete anche aggiungere al piatto dei carboidrati come per esempio della pasta, del riso oppure del pane o delle patate. Io ho deciso di rimanere leggera, di non inserire i carboidrati per il momento perché li andrò poi ad inserire stasera per cena. Allora, una volta cotto il tonno, vado a metterci le mie verdure fresche al di sopra e il mio pranzo è pronto. Preparatevi per questo snack golosissimo, fit, è davvero davvero facile da fare. Allora, ecco un'alternativa per consumare le fette Vasa integrali. Prendete 3 o 2 fette Vasa in base a quante ne volete fare, ci mettete al di sopra del burro di arachidi e al di sopra del burro di arachidi della frutta secca. Io in questo caso sto utilizzando delle mandorle. Vado a tagliare a metà queste fette, quindi le divido in due e le metto nel congelatore per circa 20-30 minuti. Dopodiché vado a immergere le mie fette Vasa all'interno del cioccolato fondente, le vado a rimettere nel frigo ed ecco questo snack golosissimo. Sono buonissime, sono fit, quindi sono senza sensi di colpa. Per cena ho preparato queste due fettine di pane di semola con crema di avocado e ceci cotti in padella con la paprika. Anche questa è una ricetta super super veloce. La prima cosa che dobbiamo fare è passare in padella i ceci. Sono ceci già cotti, quindi sono cotti a vapore. Vado a metterli in una padella con un cucchiaino di olio, paprika, pepe, un po' di sale, se volete anche della curcuma. Li fate saltare un pochettino anche insieme a un cucchiaio di succo di limone, quindi una decina di minuti circa. Dopodiché possiamo iniziare a preparare la nostra cremina di avocado, che si prepara sempre nello stesso modo. Quindi prendete un avocado maturo, lo andate a mettere all'interno di un mixer insieme ad un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaio di olio d'oliva, un pizzico di sale, se volete anche un pizzico di pepe. Frullate il tutto e otterrete questa cremina davvero super super liscia e buonissima, che andremo poi a mettere al di sopra del nostro pane di semola. Io utilizzerò giusto due fettine piccole, come potete vedere, di pane, non di più. Quindi decidete voi la quantità di crema da mettere sul pane e quando i ceci saranno pronti li andate ad adagiare al di sopra della crema di avocado e la vostra cena è pronta. Come sempre spero tanto che questi miei video vi siano di aiuto, vi diano tante idee. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di lasciarmi un like e un commento qui sotto.
Io vi aspetto anche su Instagram, mi trovate con il nome Le ricette di Jennifer, dove troverete tanti altri video e tante altre ricette. Quindi vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!